Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo incontro del Bicchiere della Staffa. Questa sera sono in compagnia di Tyler Obgaia, che è l'autore di un libro molto bello e molto originale, questo, Medioevo Fantastico. E, innanzitutto, benvenuto Tyler, sono molto contento di essere qui con te. Tu sei su un'isola molto bella e un po' quindi ti invidio, visto che io sono soltanto a Torino, in una Torino non troppo calda, ma insomma nei giorni scorsi ci ha fatto abbastanza soffrire. Allora, prima domanda, la più ovvia, per chi non ha ancora letto il tuo libro, che naturalmente spero presto diventi un tuo lettore. Che cos'è il Medioevo Fantastico per te? Il Medioevo fantastico è un'epoca immaginaria e differisce dal Medioevo reale perché è una proiezione della nostra mente e più specificatamente di un nostro desiderio. Cioè il nostro desiderio di abitare un tempo altro diverso da quello presente. E per quello che riguarda me, il Medioevo fantastico è stato un rifugio, una fuga dalla realtà, un modo di assentarsi provvisoriamente dalla cappa del presente e poter visitare luoghi più belli, più avventurosi, più verdi. E questo mio desiderio è comune ad altre persone. Parlando del Medioevo fantastico, ho scoperto che altri hanno provato lo stesso desiderio nell'arrivare in questa terra leggendaria, oltre la storia, oltre i sogni, oltre i racconti. Ecco, ma per te quando è nata questa passione, questa attrazione? Allora, molto tempo fa, certamente quando ero bambino, io vivevo in una città abbastanza grigia, in un quartiere abbastanza grigio, in un periodo abbastanza tetro della storia di questo paese, perché ricordo, insomma, erano gli anni Ottanta e ricordo proprio il quartiere periferico in cui vivevo, in cui si vedeva proprio l'eroina nelle strade, il degrado visivo, estetico e morale. E quindi per me il Medioevo era un modo per evadere da quella realtà e poter immaginarmi in un mondo più bello, con valori che non riscontravo nella realtà, è stato per me fondamentale. Mi ha aiutato a vivere, a sopravvivere forse. E quindi è iniziata in quel momento chiaramente con l'ingenuità che poteva avere un bambino di quell'età, attratto dalla cavalleria e dalla nobiltà dei cavalieri del passato. E poi mano a mano questo desiderio di Medioevo è cresciuto con me, arricchendosi dei temi dell'età adulta. Tanto più che mi sono laureato in storia a Milano. Però non in storia medievale, in storia contemporanea. E forse potremmo dire una parola su questo libro che si chiama Medioevo Fantastico e che vedo che le librerie stanno mettendo nella sezione dedicata al Medioevo, ma in realtà è una lettura del Medioevo a posteriori, dopo che il Medioevo è finito. E quindi è più un'analisi di un immaginario e di un colore, di un quadro, di un film, piuttosto che del Medioevo reale come è veramente stato. Ecco, il Medioevo ha avuto da un certo momento in avanti, soprattutto, una grande fortuna. Il Medioevo fantastico è una, diciamo così, variante della passione per il Medioevo che poi ha avuto anche declinazioni di tipo politico, di tipo artistico, eccetera, eccetera. Altri momenti della storia, altrettanto,
importanti, altrettanto intriganti, come ad esempio il Rinascimento, non hanno avuto lo stesso successo, diciamo così. Sì, certo, c'è stata anche una fase, diciamo così, di moda neorinascimentale, ma non è paragonabile a quella che invece ha avuto, al successo che ha avuto il Medioevo. Perché secondo te, per come l'hai vissuta tu questa storia, naturalmente, il Medioevo ha esercitato ed esercita ancora oggi questo richiamo fortissimo? Hai ragione, hai detto una cosa molto giusta. Tra le tante epoche storiche, l'essere umano ha eletto il Medioevo al luogo del sogno. Avrebbe potuto scegliere un'altra epoca storica, il Rinascimento, l'Antichità, e invece ha scelto proprio il Medioevo. Io mi sono dato una mia risposta, però forse per gerarchia è giusto prima citare la risposta che ha dato Umberto Eco, che si è interrogato sugli stessi motivi per cui l'uomo ha scelto il Medioevo. E lui si è chiesto perché il Medioevo anziché l'età classica, e secondo me fa una riflessione molto bella e interessante, perché dice: l'età classica, con le sue atmosfere marmoree, bianche, perfette, è più adatta alla contemplazione. Invece il Medioevo si presta all'avventura, all'indefinito, è un lasso di tempo estremamente lungo, 1000 anni, e soprattutto i secoli bui, quelli dell'Alto Medioevo, sono nebulosi, quasi ci si immagina gli scenari del film Excalibur con quelle nebbie magiche. Quindi, quando l'atmosfera è così rarefatta e poco descrivibile, è facile colmare i vuoti con l'immaginazione e abitare quelle foreste, quei castelli diroccati con orchi, draghi e Merlino che si aggira di notte con il suo bastone. E quindi sì, questo è stato anche il mio motivo, e parlando con altri patiti del Medioevo, sono questi i temi che vengono fuori. Quindi diciamo che parliamo di un Medioevo con una forte componente cavalleresca. Sì. Se l'ideale della cavalleria, perlomeno per come ce lo raccontiamo, poi forse nella storia è stata una cosa un po' diversa, è qualcosa che esercita un speciale richiamo proprio per quei contenuti di coraggio, lealtà, fedeltà, no? Che possono appassionare sicuramente un bambino, un ragazzo e poi forse anche qualche uomo adulto, forse tanti uomini e donne naturalmente adulti. C'è stato un momento nella tua vita in cui tu hai sentito proprio di un rapporto particolarmente stretto, particolarmente forte con qualche momento, con qualche protagonista, con qualche scritto che in qualche modo si possa riferire a questo Medioevo fantastico. Cioè, c'è stato proprio un momento di passaggio che per te è particolarmente significativo. Ma io credo che sia stato legato ai giochi di ruolo della prima adolescenza. Quindi tu mi chiedevi se forse c'era un libro. Un libro c'è, ed è sicuramente Il Signore degli Anelli di Tolkien, però sono anche questi libri, che non sono dei veri libri, ma sono dei manuali per poter giocare di ruolo. E quindi era bellissimo per me e i miei coetanei poter leggere le avventure che amavamo, e quindi leggere, o meglio, rileggere Il Signore degli Anelli, e poi poter amplificare tutte quelle suggestioni di cui avevamo la testa e il cuore così pieni in una dimensione di gioco. E quindi utilizzavamo questi manuali per poter inventarci le nostre storie, le nostre avventure, e
E io ricordo veramente giornate magiche, anche nottate magiche, perché chiaramente era un gioco talmente immersivo, talmente stimolante, talmente bello, che quando potevamo andavamo ad oltranza. E quindi sì, più. Credo che proprio quello che creavamo con la nostra testa è stata la parte più forte, più emozionante del mio rapporto con il Medioevo fantastico. Ecco, se dovessimo appunto tradurre il Medioevo fantastico in libri, tu hai già citato Il Signore degli Anelli, che è sicuramente il libro di riferimento. Qualche altro libro che ti viene in mente o che insomma per te è stato significativo per dare corpo nella tua testa, nella tua fantasia a questo Medioevo fantastico? Ma sicuramente se Tolkien è lo scrittore di riferimento del Medioevo fantastico, possiamo citare la scrittrice di riferimento del Medioevo fantastico, che è Ursula Le Guin, e sicuramente il suo ciclo di Terramare. E per arrivare a una lettura un po' più vicina a noi, Martin con il Trono di Spade, questi libri che sono diventati estremamente celebri grazie alla serie televisiva, alla super appassionante serie televisiva, e che rappresentano uno dei modi in cui il Medioevo fantastico non finisce, ma rinnova se stesso. Perché Martin non è Tolkien. I suoi scenari sono sempre quelli del Medioevo fantastico, eppure sono diversi. Alcuni archetipi rimangono e altri mutano. E questo è molto legato alla natura del Medioevo fantastico, a questo concetto dell'immaginario così astratto e difficilmente definibile, che da quando è nato, secoli dopo che il Medioevo era finito, non è mai rimasto esattamente uguale a se stesso, come un pianeta fatto di continenti mobili, di foreste che cambiano i nomi, di personaggi che cambiano i nomi, e in parte rimangono se stessi, e in parte sono altra cosa, perché Gandalf è certamente Merlino, eppure al tempo stesso non lo è, perché Aragorn è certamente Re Artù, ma al tempo stesso non lo è. E quindi è meravigliosa questa cosa dell'evoluzione del Medioevo fantastico che non è mai uguale a se stesso, è un racconto che continua nella nostra immaginazione. Ecco, parliamo anche di luoghi, perché in realtà ci sono dei luoghi che in qualche modo rappresentano quantomeno una certa idea del Medioevo fantastico, no? Allora, visto che quest'estate potremo finalmente muoverci con grande libertà, dopo insomma qualche anno di difficoltà o comunque di grandi restrizioni, chi si voglia appassionare a questo tema, dove può andare per scoprirne una qualche forma di realizzazione concreta? Allora, io darei qualche diversa idea a questi nostri lettori e viaggiatori per le loro scappate estive in qualche luogo nel Medioevo fantastico. Allora, la soluzione più semplice e più vicina per chi non dovesse viaggiare troppo lontano è sicuramente a Firenze, ed è il Giardino Torrigiani, che da pochissimo, proprio da qualche settimana ha aperto anche al pubblico e con degli aperitivi serali. All'interno del giardino c'è una torre del mago estremamente affascinante. Nel caso si passasse nel quartiere, che è il quartiere Oltrarno, e si fosse in quella zona in un orario di chiusura del giardino, la torre è molto alta e si può ammirare anche da fuori, soprattutto la sua parte più caratteristica, che è la parte finale della torre, che ha una torsione con una scala a chiocciola esterna veramente, veramente affascinante.
Poi sempre in Toscana c'è il castello di San Mezzano, che ufficialmente non può essere visitato, però avvicinarsi è una cosa che si può fare, e poi i più coraggiosi chissà che non trovino qualche passaggio segreto per entrare. È estremamente affascinante il castello di San Mezzano perché è una struttura ormai quasi in rovina, è stata costruita nell'Ottocento e unisce in sé i caratteri del medievalismo e dell'orientalismo. E sembra veramente non appartenere a questo mondo, ha sale una diversa dall'altra e ha iscrizioni dedicate a Lancillotto e Ginevra in un contesto però orientaleggiante. È una struttura estremamente colorata, con degli stucchi pazzeschi, degli accostamenti di colori veramente meravigliosi. Sembra di entrare in una fiaba. E se invece si viaggiasse all'estero, sicuramente il castello di Ludwig II in Baviera. È estremamente affascinante e tutti lo abbiamo nell'immaginario collettivo, lo definirei il castello assoluto perché ha le caratteristiche primigenie del castello dei sogni e non è un caso che l'azienda per eccellenza dei sogni, cioè Walt Disney, abbia scelto il profilo di quel castello come skyline del proprio logo. E quindi io consiglio di vedere l'originale. Ecco, e ti viene in mente qualche artista che abbia in qualche modo dato di nuovo forma a questo Medioevo fantastico? Sì, sono tantissimi e anche qua è meraviglioso vedere ancora una volta come il Medioevo fantastico non rimane esattamente uguale a se stesso. Perché c'è un filo d'oro che unisce i pittori preraffaelliti, che nell'Ottocento illustrarono con quelle tele magnifiche quei paesaggi colmi di natura, di cavalleria, di ninfe, di bellezza, con gli illustratori di oggi, che magari con altre tecniche, in un ambiente culturale diverso, però scelgono comunque il Medioevo fantastico come destinazione della loro creatività e generano qualcosa di non totalmente diverso a quello che hanno prodotto i pittori preraffaelliti, però è estremamente creativo ed estremamente collegato sempre al Medioevo fantastico. Nel libro c'è una bellissima illustrazione di Drago di Andrea Piparo, e quindi io consiglio lui, consiglio di guardare i suoi bellissimi disegni di cavalieri, di dame, di castelli, di draghi, di animali fantastici. Ecco, tu in realtà sei un uomo poi anche molto contemporaneo. Il tuo lavoro principale è la musica e la musica è una musica molto contemporanea. Come si sposa questa tua contemporaneità, questo tuo radicamento, non solo nel presente, ma proprio nella cultura del nostro tempo con questa tua grande, direi travolgente passione per il Medioevo? Ma io credo che per quanto l'essere umano abbia i piedi piantati nel presente, ha una testa che gli permette di immaginare il futuro, il passato e quindi di amplificare anche il presente. E quindi trovo estremamente limitante vivere esclusivamente nel presente, in un tempo storico. E invece la letteratura, il cinema, la narrazione condivisa ci permettono di vivere altre epoche che non sono la nostra. E quindi è una forma di attrazione affettiva che arriva prima di qualunque
ragionamento logico, è là il luogo del cuore prima ancora del pensiero. Però poi chiaramente razionalizzando e pensandoci mi rendo conto della bellezza di poter usare l'immaginazione per creare altri tempi, altri luoghi e esperienze che non sono possibili nel presente e che invece possiamo vivere in una dimensione altra. Ecco, io prima, quando ti sollecitavo a indicarci degli esempi di Medioevo fantastico a cui artisti di vario natura avevano dato forma, ho dimenticato il cinema che tu hai giustamente richiamato adesso. Ecco, a parte la trasposizione cinematografica del Signore degli Anelli, ma quali altri film tu in qualche modo ritieni significativi dal nostro punto di vista? Ma io credo ce ne sono tanti, per fortuna, e non tutti particolarmente riusciti, però ci sono alcune chicche che meritano di essere citate. Sicuramente L'Idioc, che è questo film bellissimo in cui si narra la storia di una dama e un cavaliere, quindi due figure archetipiche del Medioevo, però volte dalla magia, o meglio, da una maledizione. Infatti, un mago cattivo, per punirli, li ha trasformati in lupo e in falco, però impedendo che le forme umane e le forme animali si incrocino nello stesso momento. Quindi diciamo, è questa storia di questa attrazione, di questo legame, però non riesce mai a compiersi. È una storia molto semplice, però ha una sua purezza, una sua luce particolare e unisce le suggestioni principali legate al medioevo fantastico, che sono la natura, la purezza dei sentimenti, il coraggio del cavaliere e la sua voglia di battersi contro le ingiustizie del proprio tempo, anche in modo solitario. E chiaramente l'amore, l'amore puro, che va oltre la carnalità. E un altro film, un po' più buffo e un po' meno alto come concetti, però molto, molto divertente, è sicuramente Pomi d'Ottone e Manici di Scopa. È che questo film della Disney a tecnica mista, quindi con delle parti cartoon e delle parti di film, ambientato nell'Inghilterra all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, e in questo piccolo villaggio sulla costa che rischia di essere invaso da un'avanguardia di nazisti. In questo piccolo villaggio, però, c'è un museo medievale in cui sono depositate un sacco di armature medievali, proprio le armature di come noi ci immaginiamo il Medioevo, quindi le armature complete con visiera, stendardi, spade, corazze a coprire anche i cavalli. E in questo film, ad un certo punto, i protagonisti trovano una formula magica per risvegliare dal loro sonno queste armature e donare loro vita. E quindi ci sono queste scene divertentissime in cui i nazisti sbarcano in Inghilterra e ci sono le armature che si animano e li scacciano e li ributtano a mare. E quindi vedere il Medioevo in armi, animato e magico, che sconfigge i nazisti è veramente una sequenza divertentissima. Ecco, tornando alla musica, che è insomma il tuo terreno di lezione, ecco, in musica, sia nella musica classica che nella musica pop, possiamo ritrovare delle influenze di questo, delle presenze di questo Medioevo fantastico? Sì, ci sono delle presenze molto precise, molto didascaliche. Ad esempio, tra gli autori contemporanei c'è questo duo fantastico italiano che si chiamano Mur Mur Mori e loro proprio reinterpretano canzoni medievali. Sono due ragazzi, un ragazzo e una ragazza,
che con freschezza, gioia e bellezza ricantano ballate medievali e sono veramente affascinanti. E chiunque stia organizzando un festival del Medioevo, qualche intrattenimento in qualche città medievale, dovrebbe chiamarvi a suonare nella piazza cittadina perché sono meravigliosi. Però la bellezza del Medioevo che può essere reinterpretato anche non in modo didascalico, e quindi si può immaginare quel mondo e lasciare che attraversi la contemporaneità in modo più etereo. E io quando penso a questa suggestione nella musica contemporanea, penso ad esempio alla band islandese dei Sigur Rós, in cui proprio si percepisce la suggestione della magia, degli spiriti della natura, e sembra veramente quando suonano in quei paesaggi d'Islanda che stiano suonando o in un'epoca immaginaria o nell'Europa di 700-800 anni fa, e lo trovo veramente meraviglioso. Ecco, senti, come sappiamo bene, i tempi che ci tocca vivere, parlo soprattutto degli ultimi tempi, sono molto complicati, anche drammatici, anche tragici. E allora, che cosa ci può insegnare questo Medioevo fantastico? Come ci può aiutare ad affrontarli? Quali sono i valori, i punti di riferimento che sono spendibili nella situazione in cui ci troviamo oggi? Sì, molto spesso la letteratura fantastica e il rifugio dal medioevo fantastico è stato associato all'idea di escapismo, cioè di fuga dalla realtà e di disinteresse per la realtà. Io credo che sia in parte un rifugio, ma anche un'avventura e un luogo in cui sperimentare cose che poi, come dicevi tu, sono spendibili nella realtà, perché è una forma di pedagogia indiretta, cioè non ti insegna dei valori morali dicendoli chiaramente, ma esprimendoli implicitamente. E in questo sono estremamente più forti, più efficaci, perché più veri. È paradossale perché le ambientazioni sono appunto immaginarie, eppure al suo interno ci sono gli archetipi umani, ci sono dei sentimenti che sono sempre gli stessi e quindi estremamente utile sono tantissimi gli insegnamenti che possiamo ricevere. Possiamo citarne uno che è quello del lavoro di squadra. Io trovo incredibilmente affascinante che la Compagnia dell'Anello di Tolkien sia composta da 9 membri e non sono 9 cavalieri tutti d'un pezzo, imbattibili, uno più forte dell'altro nel combattimento, ma sono 9 personalità eterogenee, con abilità diverse tra loro, con storie diverse tra loro e razze diverse tra loro. Ed è bello come ciascuno collabori per arrivare a compiere la cerca, la missione finale. E io credo che 9 cavalieri tutti d'un pezzo, 9 Aragorn, non sarebbero riusciti dove 9 personalità diverse, compresi gli apparentemente piccoli e indifesi hobbit, invece alla fine, dopo 1000 traversie, 1000 nottate passate all'aperto, è riuscita. Quindi sì, credo che questo possa essere un bell'insegnamento. La collaborazione al di là delle differenze umane, di idee, di passato, di età. Io sono molto d'accordo con te, ti dirò anzi che conosco diverse persone che da un punto di vista morale hanno ricevuto insegnamenti più profondi dal Signore degli Anelli che dalla scuola o dalla religione, per come quantomeno, insomma, viene passata, viene insegnata. Insomma.
È molto vero quello che dici della Compagnia dell'Anello, che la sua composizione è già un grandissimo insegnamento. E in questi tempi strani in cui viviamo, in cui c'è in apparenza una grande tolleranza, ma nella sostanza io invece vedo risorgere spesso una certa intolleranza, questo campionario così vario. In cui poi alla fine l'opera viene compiuta dal più fragile, da tutti i punti di vista, mi sembra davvero un grandissimo insegnamento. Senti, allora, grazie ancora per essere stato con noi. Come tu sai, i nostri incontri si concludono con un brindisi, d'altra parte parliamo del bicchiere della stampa. Quindi voglio sapere se tu sei pronto e che cosa hai nel bicchiere. Io sono prontissimo e brindo con te con questa pozione magica direttamente preparata da Merlino. Ah, molto bene, spero che presto la condividerai con tutti noi. Assolutamente. Allora, A grazie presto. ancora e buona serata. Grazie anche a te.